E adesso? Questo dobbiamo, se non mi accomoda, lui partecipa in qualche modo. Sì, Però le firme sono finali dei partecipa perché suoi. allora nella Bibbia abbiamo il racconto di quando lui, forse, va a chiamare Abramo e lo va a chiamare in terra di Sumer. E dice ad Abramo: tu adesso vieni con me che andiamo a prenderci un pezzo di terra di Canaan. Abramo, non tutta la sua famiglia. Quindi il padre di Abramo e gli altri due fratelli di Abramo non seguono lui, continuano a seguire gli Elohim che governano là. Quindi Abramo segue lui. Però lui non poteva prendere delle decisioni da solo. Tant'è che la Bibbia ci dice che lui ha dovuto portare Abramo, farlo conoscere e farlo accettare a Melchizedek. Melchizedek, dice la Bibbia, era il governatore, cioè il re di giustizia o re giusto, o comunque Malach Tzedok, quindi il governatore locale, che lavorava direttamente per Elion. Quindi, quando Yahweh decide di usare Abramo, che non era, se mai esistito, il pastorello ma aveva un esercito, tant'è che lo manda a combattere un esercito di circa 300 uomini, e lui non può prendere una decisione da sola, deve farsi dare l'imprimatur da lui e quindi lo porta dal suo rappresentante locale, Melchizedek. Tra l'altro qui c'è un'altra curiosità, che nei testi più antichi Melchizedek non è detto re di Shalem, ma è re di Shalim, che è una zona, un territorio che si trova vicino a Nablus, in Samaria. Ma siccome la traduzione giudea non può accettare che nel loro racconto i samaritani fossero più importanti, allora hanno scritto che Melchizedek era re di Salem, cioè di Gerusalemme. Questo viene fuori sempre dagli studi di Luigi Moraldi. Chi li vuol consultare, c'è un tomone così della UTET, bellissimo, molto affascinante. E per cui anche lì altro cambiamento, no? Altro cambiamento perché non si poteva accettare che. Quindi allora Yahweh si prende Abramo, lo porta a farsi dare l'imprimatur da Elion attraverso il suo rappresentante e lo usa nei tentativi di conquista locale, appunto Sodoma, Gomorra, eccetera, questi piccoli centri abitati. Noi poi diciamo città, ma cioè, voglio dire, 800-900 abitanti, queste erano le città di allora. E quindi lo usa per appunto combattere in questi tentativi di conquista, no, che loro si facevano l'uno con l'altro in quei piccoli fazzoletti di terra. Sì, esatto, però loro giocavano molto sotto, più basso. C'era una mano. Sì. Quando capita di parlare con credenti, ma anche non, del fatto che c'è del politeismo nella Bibbia, a me è capitato di guardarlo anche prima di conoscere i suoi lavori, perché comunque di nomi e di altre divinità ce ne sono. C'è un capitolo particolare nel primo libro dei Re che loro citano per dimostrare che il Dio sia unico, cioè il fatto di quando Isaia manda a combattere contro i 450 sacerdoti di Baal, dove c'è appunto Elia che quasi sbeffeggia i sacerdoti di Baal dicendo: ma il vostro Dio sta dormendo che non vi risponde. Cioè sembra quasi che loro cercano invano di Nel chiamare. Dio della Bibbia c'è un capitolo intero dedicato a quello. Ah, ok. Allora, lo spiego. Proprio il. Ho capito, va bene. Baal era uno di quelli considerati i viaggiatori, cioè non era mai nel suo territorio. Ah, ok. E quindi Elia li sbeffeggia perché il loro Baal non c'era. Attualmente al momento non c'era, quindi era solo andato via. Ah, ho Esattamente. Ma se si leggono i racconti fenici, Baal era uno dei viaggiatori, cioè di quelli che. E quindi molto spesso era assente. Non a caso quella prova lì nei confronti dei sacerdoti di Baal si fa in un momento in cui quello lì era assente. Ah no, c'era un'altra domanda. Quando questo qui si presenta ad Abramo e El Shaddai, no? E la traduzione qual è di El Shaddai? Ha dei riferimenti con qualcosa di montagna? Allora, El Shaddai potrebbe essere appunto il signore della montagna, ma la radice Shaddad indica anche potenza e violenza. Tant'è che io non sarei sicurissimo che quello che si è presentato ad Abramo è lo stesso che si è presentato a Mosè.
Perché quello che si presenta a Mosè, che dice mi riconoscerete con questo nome qui, tutte le volte che si presenta ha bisogno di far vedere la sua carta d'identità. Dice sempre io sono quello che io sono, cioè ha un eccessivo bisogno di dire che era sempre lui. Ma ad Abramo non si presenta mai come Yahweh, si presenta come El Shaddai, cioè El, o El della montagna, o El violento e potente. Quindi io non sarei sicurissimo che fossero i due, fossero lo stesso individuo. Questo El Shaddai è un appellativo che viene dato ad altre divinità precedenti, appunto a Yahweh o a... Ma allora in genere bisogna tenere conto che tutti questi qui, e qui bisognerebbe fare un analisi, che amavano stare nei posti alti, quindi erano tutti signori della montagna, tutti signori dei luoghi alti. Io non so perché stessero, se per un fatto di respirazione, non lo so. Se magari provenivano da, ecco, quindi però tutti amavano stare, anche i zeoi dei greci erano collocati in alto, tutti, tant'è che appunto anche Yahweh è collocato in alto. Difatti quando si parla del roveto ardente, il termine ebraico è Seneh, che non significa roveto, significa, identifica tutto ciò che è appuntito e tagliente o pungente. E il termine se ne è usato un'altra volta nella Bibbia e indica una cresta rocciosa. Io sono personalmente abbastanza convinto che ciò che ha visto Mosè non fosse un roveto che bruciava senza consumarsi, ma fosse una cresta rocciosa su cui c'era del fuoco e le rocce non si consumavano. Tant'è che poi Mosè altre volte dice, parlando di Yahweh, dice colui che vive nel roveto, cioè sì, nel roveto. Siccome questi vivevano sulle montagne, secondo me è molto più logico pensare che quando lui parlava di Yahweh dicesse colui che vive sulla montagna, non nel roveto. Anche perché in quel roveto lì non si presenta soltanto Yahweh, ma sono almeno due. Leggendo attentamente la Bibbia si capisce che ci sono due. C'è un Malach e poi c'è Yahweh, diciamo un Elohim. Allora dentro quel roveto sarebbero già in due. Ok? Quindi secondo me non vuol dire roveto. Ovviamente siccome poi si dice che brucia, che bruciava. Allora bruciava e pungente, i primi traduttori, anche i greci, dicono oh, vabbè, che cosa può essere che punge, che brucia, un roveto? Visto che però nella Bibbia è un nome preciso di una cresta rocciosa, io sono più propenso a pensare che Yahweh, che Mosè abbia visto quella roba lì, poi vediamo se abbiamo, io non so che ore sono, parliamo di Kavod e Ruach, che è una cosa molto interessante, perché di Ruach è parecchio che non parlo, e quindi che l'abbia visto su una cresta rocciosa. Dove forse per presenza di, che so, bitumi o cose del genere, una forte fonte di calore ha incendiato, e noi sappiamo che se buttiamo della benzina su queste mattonelle, dico benzina per dire una cosa, vediamo bruciare, ma vediamo che le mattonelle non bruciano. Ok? Quindi questo potrebbe aver visto Mosè, una cresta rocciosa. Torniamo agli Elohim. In Deuteronomio 6 si sta parlando al popolo e si dice non seguirete Elohim Acherim, cioè tutto plurale, altri Elohim tra gli Elohim dei popoli che vi circondano, perché Yahweh, l'Elohim tuo che sta in mezzo a te, è un Elohim geloso. Quindi non seguirete altri Elohim tra gli Elohim dei... Allora, se non esistono, non si danno questi ordini. Ma che esistessero lo sapeva bene anche Giosuè, in capitolo 24, quando sta per iniziare la conquista della terra di Canaan, raduna i capi e fa una specie di piccola storia e dice, allora adesso voi dovete decidere conquistare, pensate bene, Giosuè, il successore di Mosè, dice al popolo di Israele, voi adesso dovete decidere conquistare. Quindi se è vero che lui era l'unico,
Giosuè era uno dei tanti dementi, perché diceva: dovete decidere di stare col Dio unico o con nessuno. E che cosa dice? I vostri padri, come Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano nei tempi antichi oltre il fiume, che vuol dire appunto la Mesopotamia, insomma, Tigre Eufrate, e servivano altri Elohim. Attenzione, i vostri padri servivano altri Elohim. Yahweh prese Abramo da oltre il fiume e gli fece percorrere il paese di Canaan. Ok, come abbiamo raccontato prima. Giosuè dice al popolo, abbiate, poi racconta tutto quello che ha fatto, eccetera, e dice: abbiate dunque timore di Yahweh e seguitelo. Eliminate gli Elohim che i vostri padri servivano oltre il fiume e quelli che servivano in Egitto. Perché dice quelli che servivano in Egitto? Perché Yahweh si prende Abramo, se lo porta in terra di Canaan, succedono quelle cose, combattono, eccetera, insomma, si conquistano un pezzo di terra, poi Abramo ha un figlio che si chiama Isacco, che ha un figlio che si chiama Giacobbe, che ha i famosi 12 figli. Quando arriva una carestia, questi devono andare a cercare cibo in Egitto. E quando vanno in Egitto, non seguono più Yahweh, perché Yahweh in Egitto non poteva mettere naso. Quindi seguivano gli Elohim che comandavano in Egitto, quelli che gli egiziani conoscono come gli Shamshuor, cioè i compagni di Horus. Quindi anche qui, di nuovo, Giosuè dice: ci sono gli Elohim che i vostri padri seguivano in Mesopotamia, ci sono gli Elohim che i vostri padri hanno seguito in Egitto, c'è Yahweh, quindi abbiamo un sacco di Elohim diversi, ma attenzione, al versetto 15 dice una cosa stupenda: ma se proprio non volete servire Yahweh, scegliete oggi chi volete servire. Se gli Elohim che i vostri padri servivano oltre il fiume, oppure gli Elohim degli Amorrei, il paese nel quale state per abitare. Ma più chiaro di così. Ma c'è bisogno di interpretare? Più chiaro di così. Se proprio non volete servire Yahweh, che è il loro Dio, che sarebbe il Dio unico. No, era normalissimo, normalissimo. Domandina stupidina. Ma com'è che nei secoli, essendo così chiaro, nessuno mai... Ma che nessuno? Ma un sacco di persone. Ho capito. La differenza è che bisogna avere l'incoscienza di scrivere quei libri lì e di dirlo. E io capisco cosa vuol dire. E capisco anche quelli che lo sanno e stanno zitti, mi credo. Se contemporaneamente, adesso, questi rabbini specificano che... Per gran ma questo tra di loro se lo tengono, sono perché non è necessario che i goim, cioè noi, sappiano. Sì, ok. Ma negli anni mettevano la tazza d'arrosto, quelli che dicevano. E quindi capisco quelli che stanno. Scusa, rispondo alla tua domanda. Quanti sono disposti come Mauro a girare sotto scorta? L'ho capito. Infatti io sempre sono. L'ho capito, ma la domanda innocente. Ma tanti non la leggono la Bibbia, molto non la leggono. Allora, nessuno leggeva. Viene voglia di chiedere, se lo voglio dire, no? Quelli che leggevano. È inutile fare quelli che la sanno lunga. In Deuteronomio 32, Mosè è incazzatissimo. C'è un concetto a molto, molto lontano. Non hanno rostito in piazza dei campo di Mosè è arrabbiatissimo. Perché questi appunto si sono rivolti ad altri e dice: hanno sacrificato addirittura gli Shedim, che non sono neppure Eloah, cioè hanno sacrificato, quindi si sono messi al servizio addirittura di personaggi appartenenti al rango inferiore di questi qui, e dice: hanno sacrificato, attenzione, a Elohim che non conoscevano, nuovi, venuti da poco.